Entriamo nel merito di questa giornata che è dedicata tutta all'implantologia, alla chirurgia implantare. Stamattina Michele Nannelli entrerà nel merito, come vedete qua dalla presentazione, dell'impianto KE e comunque penso che Michele andrà a focalizzare la sua attenzione su quelli che sono i tessuti molli e l'importanza che ha e l'attenzione che meritano i tessuti molli nella gestione delle riabilitazioni implantoprotesiche. Quindi senza nulla togliere a tutto quanto sino ad oggi abbiamo affrontato, è giusto riconoscere un doveroso ruolo ai tessuti molli e l'impianto KE sicuramente ne è una risposta in questo senso. E poi oggi pomeriggio ci sarà Marco, che è Marco Pinotti, che è molto bene, ed entrerà appunto nel merito ulteriore come utilizzare l'osso basale attraverso degli impianti tiltati. Per quanto riguarda Michele Nannelli, che cosa vi devo dire? È un amico ormai da un po' di anni con il quale condividiamo esperienze cliniche e congressuali. Diciamo che Michele ha avuto, se posso dirlo, ha avuto la capacità di inserirsi in questo gruppo nostro, questo gruppo che cerchiamo e che Gianni cerca di tessere ormai da più lustri, con un passo lieve che solo le persone intelligenti e garbate, a modino, come diciamo noi a Firenze, sanno fare. Quindi è veramente un grandissimo piacere pensare di poter condividere questa bella ora con Michele Nannelli e quindi ben volentieri gli do la parola e vi metto ad ascoltare quello che avrà da raccontarci. A te la parola, Michele. Grazie, grazie Raffaele delle belle parole e grazie dell'onore di questo gruppo, perché veramente è un bel gruppo di amici con cui si cresce tantissimo, quindi per me è un grande piacere stare insieme a voi. Detto questo, io vi porto la mia esperienza nell'utilizzo di questo nuovo strumento nell'ambito di una gestione di situazioni particolari, sia nei tessuti molli sia nei tessuti ossei, che rendano più semplice alcuni aspetti quotidiani dell'implantologia. E andiamo a fare un ragionamento, cioè noi in tutti questi anni abbiamo assistito a un grande sviluppo di tutta una serie di tecniche chirurgiche, e vedete qui la chirurgia guidata, la piezochirurgia, il magneto in male, preparazione e rotazione inversa, però negli impianti eravamo sempre rimasti un pochino ai soliti modelli di impianti, alle solite forme, alle solite caratteristiche, molto tanto, tante volte legate, il dibattito era più legato alla superficie, si doveva integrare, però sulle forme non c'era una grande innovazione. Tutto. Quindi l'idea cos'era? Un impianto per un nuovo concetto in implantologia, perché fondamentalmente le caratteristiche del paziente implantare in questi anni si sono evolute in maniera impressionante, cioè noi andiamo a mettere impianti in situazioni sempre più estreme, sempre più complesse e tutto, e per farlo abbiamo dovuto imparare tutta una serie di tecniche chirurgiche importanti per ottenere dei buoni risultati. E chiaramente ogni tecnica chirurgica ha una sua curva d'apprendimento, ogni tecnica chirurgica è una chirurgia più complessa, quindi questo rende più complesso tutto il concetto di implantologia. Quindi questo nuovo tipo di impianto io lo vedo come un sistema, un concetto di andare a rendere più semplice, più snello e anche meno oneroso sia dal punto di vista chirurgico per il paziente sia dal punto di vista gestionale per lo studio tutto il flusso che esiste nell'implanto protesi. Vedete questa figura interessante che fa vedere la differenza fondamentale che ci sono tra impianto e dente naturale, seppur le componenti possono essere simili e tutto, vedete che le componenti sono simili, però sicuramente il tipo di risposta dei tessuti molli sul collo dell'impianto rispetto al dente, al cemento del dente, sono completamente diverse. Quindi c'è stato tutto un dibattito degli ultimi anni sull'importanza di non avere superfici ruvide a contatto con i tessuti molli e tutto, oppure c'è stata anche una scuola di pensiero che ha detto, costruiamo delle superfici micro laserizzate
che vadano a rendere simile il tessuto un po' all'irregolarità del cemento radicolare, quindi affine molto ai fibroblasti. Quindi abbiamo questo sviluppo ed è fondamentale, perché a me preme ripetere, far notare una cosa: nella biologia, nel corpo umano, il tessuto di difesa non è mai il tessuto connettivo. Invece noi, quando parliamo di ampiezza biologica, diamo sempre molto risalto all'attacco connettivale e tutto. Ma quello che veramente va a difendere, va a proteggere, è l'epitelio. L'epitelio è il tessuto per eccellenza, che è il meccanismo di difesa che rende impermeabile a tutti gli agenti esterni. Il connettivo è uno stroma di supporto sia all'osso sottostante e all'epitelio sovrastante. Quindi bisogna cominciare a capire un attimo l'importanza anche di queste cose. E l'epitelio ha dei concetti diversi rispetto al connettivo. Risente, per esempio, molto di quelli che sono tutti, quello che sta venendo sempre più fuori, gli stress ossidativi, cioè il rilascio da parte dei micro movimenti tra l'abbattimento e l'impianto di particelle più o meno grandi, infatti si parla di nanoparticelle o di macroparticelle, di ioni metallo e tutto. Queste nanoparticelle, gli ultimi studi dimostrano che praticamente sono capaci di passare le membrane cellulari e andare a contaminare le cellule stesse. E queste, tra queste, anche le cellule epiteliali, che perdono un po' la loro capacità di resistere, quindi sono più permeabili a tutti i tessuti. L'altra, le macroparticelle invece attivano tutta una serie di sistemi di rimozione macrofagico, granulociti neutrofili e osteoclasti, che innescano altri tipi di problemi. Qui vedete l'impianto HPE nella sua esplicazione, cioè vedete il colletto che esce fuori completamente dalla mucosa. Si tratta qui di una mucosa ben rappresentata. Se vogliamo ampliarla ancora, il suo obiettivo è quello di essere già, essendo un trasmucosa, di avere la capacità di poter gestire già nella prima chirurgia ottimamente un incremento dello spessore della gengiva cheratinizzata. È chiaro che l'altra faccia della medaglia è che è un impianto che va pensato, perché è un impianto che non prevede una seconda chirurgia. Quindi, mentre una seconda chirurgia ti dà la possibilità di poter ampliare tutto creativizzato facilmente tramite tutta una serie di tecniche chirurgiche, da roll a tutto, questo è un impianto che è un one shot, cioè lo devi pensare prima, però pensandolo prima eviti una seconda chirurgia. Quindi vedete, semplicemente posizionando l'impianto e tutto, essendo un trasmucoso e cercando di posizionare la parte più coronale del collo dell'impianto a livello del margine gengivale, otteniamo un incremento importante della gengiva. Vedete come non sporge più di tanto a livello della superficie del tessuto molle, però nel contempo stesso abbiamo un incremento importante, perché pensate, questi sono impianti da 3,8, quindi facendo esclusivamente una sutura intorno a questi impianti abbiamo un incremento di queste dimensioni, che sono incrementi importanti. Allora, quindi, cos'è il concetto fondamentale qui? Bisogna rendere semplice. Michele, ti devo fermare, che se no tu sei passato su un risultato che, per favore, torna indietro, perché bisogna enfatizzarle le cose che facciamo, se no sembra che tutto, eccolo qua, cioè sembriamo che facciamo, parliamo di cose ordinarie. Cioè tu qui hai fatto un'espansione tissutale mostruosa. Questa qui è quello che diciamo sempre: tu hai creato un gap in tessuto cheratinizzato, ben vascolarizzato, e quindi nell'arco di 15 anni hai creato una quantità di mucosa cheratinizzata mostruosa, con
predicibilità assoluta e morbilità uguale a zero. Se non è ottimizzazione dei risultati, guardate la conformazione della cresta, guardate i tessuti molli che ci sta facendo vedere Michele. Quindi direi che un risultato del genere, considerando il dispendio biologico e temporale, è eccellenza. No. Questa è eccellenza. Questo, diciamo. Però bisogna dirlo, perché se no, lo sai, io sono qua con un po' di specializzanti, guardano e dicono, ah sì, questa è la guarigione, sì sì, falla la guarigione. Per fare una cosa del genere bisognava fare prima un innesto di connettivo vestibolare e poi un altro innesto occlusale per fargli la cheratinizzata. No, no, è vero. Però è anche vero che questo impianto, se te sai come lo pensi bene, ti rende il processo quasi spontaneo, quasi facile, no? Quindi, sono vere le altre cose. È chiaro che, come ho detto prima, va un impianto che va pensato prima, va ragionato, quindi ha bisogno di una curva apprendimento importante. Cioè, non è un impianto che lo metti così d'amblè e tutto. Altro concetto importante che ha questo impianto è a livello delle creste ossee, quando ci sono i grossi dislivelli, no? Quindi quando abbiamo dei grossi dislivelli, il problema cos'è? Dove andiamo a posizionare il collo e l'impianto? Bene, lo posizioniamo a livello del picco osseo e abbiamo dall'altra parte una deiscenza anche importante delle volte e tutto, ma soprattutto abbiamo un risultato, se sono più di un impianto, abbiamo un risultato protesico di dubbia qualità, perché avremo due emergenze completamente diverse con una difficoltà di gestione assoluta dell'estetica nel secondo impianto soprattutto. E anche la cattiva integrazione di questa parte ruvida esposta e tutto. Quindi cosa sarà l'idea fondamentale? È allora lo metto più basso. Dico sì, certo, lo puoi mettere più basso, stai tranquillo, però andrai a avere un problema a questo livello, questo qui, dove avrai poi un tragitto trasmucoso dell'osso che non perderai, perché sicuramente una parte la perdi, quindi rischi di danneggiare il picco osso del dente adiacente, ma avrai anche un tragitto transosso trasmucoso importante da gestire poi con abbattimento. E l'ultima idea dice, bene, allora cosa faccio? Ci hanno insegnato di tutto, tutti bravi, bene, allora dico, guarda, li metto tutti e due alti e faccio una bella rigenerativa. Certo, però allora diventa un intervento complesso, perché a quel punto facendo una rigenerativa posizione gli impianti, devi rigenerare, devi gestire l'embi, quindi da una implantologia con una morbilità bassa, perché implantologia possiamo farla anche con una morbilità bassa, diventa una morbilità importante con una incertezza nel risultato finale, perché il più delle volte noi abbiamo delle rigenerative di questa qualità e questa sicuramente è una qualità che noi non abbiamo, non vogliamo avere. Questa purtroppo sono rigenerative che con determinati tipi di materiale abbiamo, da un punto di vista funzionale possono andare bene perché ci metti l'impianto, da un punto di vista prognostico sono un dramma, perché tutti questi bone chips che sono incapsulati da tessuto fibroso, che quindi ha bisogno di un continuo apporto nutritizio, sono delle autostrade per i batteri e quindi praticamente sono il primum movens per una possibile perimplantite galoppante, perché se parte una piccola mucosite qui, chiaramente la perimplantite in una settimana ma arriva qua con la perdita dell'impianto. Quindi abbiamo reso molto complesso un intervento per mettere due impianti. Quindi dove vogliamo arrivare noi con l'impianto KPE? Avere una soluzione del genere. Vedete che la possibilità con il collo tra millimetri, possiamo andare a posizionare la parte più coronale del collo a livello del picco, avremo 3 mm di possibilità di gestire eventuali dislivelli, ma soprattutto avremo la possibilità di
più o meno approfondendo, vedete che questo nel mezzo è a livello bone level, la parte implantare e la parte del colletto è tutta trasmucosa, vedete quello distale lo possiamo mettere anche leggermente sotto, ma i livelli che avremo di tutti e tre sono facilmente protesizzabili e con un buon risultato protesico. Quindi questo impianto va a coprire tutta una serie di problematiche e lo vediamo qua per bene, cioè vedete la discrepanza che ci sono fra i picchi ossei, questo è il picco osso che c'è a livello linguale, questo è il picco osso che c'è a livello vestibolare, vedete come giocando sulla possibilità di inserire più o meno questo colletto lucido, che è anche il vantaggio non solo di essere lucido, quindi ideale per la gestione dei tessuti molli, ma soprattutto essendo conico non va a stressare, non va a creare stress sull'osso del contorno, perché se fosse un contorno, nel classico impianto tissue level conico, creerebbe delle forti compressioni nelle zone dove è affondato e sicuramente zone come questo dove c'è una cresta ossea molto sottile soffrirebbero e avrebbero delle deiscenze. Quindi il doppio vantaggio da avere sia il collare trasmucoso di 3 mm ma soprattutto di averlo conico, perché stressa meno determinate zone. E qui lo vediamo in tutte le sue caratteristiche, vedete è classica linea KE come K come tipo di spire, è un cilindrico con questo collare di 3 mm trasmucoso. E andiamo a vedere come funziona realmente, cioè questo è un deficit, vedete anche qui, altro deficit. Michele, questo è... Michele, scusami se ti interrompo, ma siamo arrivati a 10:30, Sì. Hai fatto... con tutte le relazioni a cui abbiamo assistito sono state bellissime, però questa che stai facendo è talmente pregna e talmente gonfia di concetti che non possiamo lasciarli scappare, per cui avevamo detto all'inizio di questo, fra virgolette, seminario, che facevamo degli slot su cui fa la discussione, per cui se tu per favore torni sull'immagine precedente, quella dove c'era il KE. Questa? Sì. Io qua mi fermerei e vorrei invitare i 120 presenti a ritornare a riflettere su alcuni tuoi passaggi fondamentali, sui quali se c'è da chiarirci qualcosa ce la chiariamo e se certo. Non dobbiamo chiarirci niente lo enfatizziamo. Allora, la guarigione trasmucosa che avviene, tu hai fatto ben vedere che tipo di guarigione. È chiaro che... noi possiamo ottenere, ed è quello che andiamo predicando da tanti anni, che è quello di utilizzare quando appena possibile sempre delle guarigioni trasmucose, quindi non fare degli impianti sommersi. Questo perché permette una guarigione tissutale migliore, l'impianto trasmucoso fa da guida alla rigenerazione dei tessuti molli, ne dà sostegno. La differenza abissale che esiste con gli impianti convenzionali, quindi con le altre connessioni e con gli altri disegni di impianto rispetto al KE, è che sì, la guarigione dei tessuti molli è praticamente comparabile a quella che otteniamo con un K con una vite di guarigione, ma il punto fondamentale è che, come diceva Michele e l'ha sottolineato molto bene e va enfatizzato, è che questi sono impianti praticamente one piece. E sì. Quindi noi dove c'è, dove l'attacco epiteliale, noi non andiamo a giocare con viti, svita, connessione esterna, connessione interna, perché abbiamo portato la connessione fuori. Quindi quando si va a fare quel sigillo che Michele ci ha fatto vedere molto bene, quel sigillo è e nessuno lo andrà più a toccare, perché noi lavoreremo fuori e lontano da quel sigillo. Questo ci terrei, visto che fu qualcosa dato per il KE, citerei che fosse ben chiaro per tutti, e se invece per qualcuno non è chiaro, io inviterei Michele a chiarircelo, per cui se c'è qualcuno che ha qualche cosa da chiedere al riguardo, ci fermiamo un secondo, no, e se no andiamo avanti. Ci sono alcuni... Raffaele, direi, Michele, se spieghi anche l'importanza dei tappi di guarigione, dell'altezza dei tappi, perché appunto come
enfatizziamo il concetto che ha detto Raffaele, scusa, sono Marco, e l'importanza proprio di creare un unico livello di guarigione, di sigillo e non intervenire più. Quindi se per fare questo noi dobbiamo creare quello spazio biologico che sia stabile nel tempo e allora, in base al livello dove viene posizionato, dobbiamo mettere un tappo di guarigione, se vogliamo metterlo, che non intervenga più in quel sigillo. È d'accordo, certo. Raffaele? Questo è, allora, il discorso sono due. Uno è il tappo classico, praticamente post-implantare, perché hai visto che bene o male io quando cerco di metterli, cerco sempre di stare un millimetro o mezzo millimetro sotto la superficie del tessuto cheratinizzato. Quindi praticamente la vite tappo dell'impianto mi fa già da vite guarigione. Quello che sta nascendo, e dopo lo faccio vedere in azienda, è tutto, si sta sviluppando tutta la linea delle viti di guarigione che vanno a implementare questo aspetto, permettendo già durante la fase di guarigione di andare a condizionare ulteriormente il tessuto per andare a creare ancor più quell'aspetto che sarà utile poi ai fini protesici. Dopo te le faccio vedere le nuove viti e tutto, le viti di guarigione che vanno proprio a abbracciare il collo dell'impianto con distinte aspette. No, che enfatizzano ancora di più questo concetto. È perché proprio lì tutto cresce, cioè lì è stato dimostrato, cioè i nostri problemi iniziano quando cominciamo a abitare, andiamo a fare le riaperture, rientriamo con la vite di guarigione, prendiamo l'impronte e andiamo a stimolare l'attacco epiteliale, se quello salta inizia la periplantite. Che a quello io mi fermerei un attimo al collo lucido e al fatto di andare a giocare fuori dalla connessione epiteliale, poi andiamo all'altro punto. Ok, ho un'altra domanda, scusa, ma perché in un caso come quelle prima niente carico immediato? Il carico immediato dipende dalla stabilità dell'impianto e tutto. Io non amo mai un carico immediato, anche perché se il problema è il KE, essendo già quasi al limite, il carico immediato può anche una vite di guarigione che sporge, se non hai una buona stabilità ossea primaria, può essere un elemento di rischio eccessivo, ulteriore, no? Perché bene o male è un impianto già trasmucoso. Se gli metto un carico e tutto, sicuramente, ma anche se gli mettessi una vite di guarigione che sposta verso l'alto molto l'impianto, anche lo stesso micromovimento della bocca, ma anche la masticazione, perché i nostri pazienti sono bravissimi e tutto, però poi alla fine ci masticano. Se sentono che poi su quella vite di guarigione ci riescano a fare un pochino di forza, ma dopo un mese ci masticano tutti. Quindi è in funzione della stabilità primaria. E quando non c'è la necessità di un carico immediato, perché ha un discorso estetico, perché io evito sempre di farle con, evito sempre di inserire ulteriori problemi, quindi cerco di renderlo più semplice possibile. Scusa Michele, siccome la domanda sul carico, mi senti? Sì. Siccome la domanda sul carico immediato l'ho fatta io, sono Marco Granatiero, ma nel caso specifico, quello che hai fatto vedere con quella guarigione straordinaria a una settimana, voglio dire, eravamo in zona estetica. La domanda era solo che il consiglio che tu dai nel posizionare ovviamente con i crismi corretti del carico immediato, con una stabilità primaria corretta, eccetera, lo facciamo o non lo facciamo? Questo allora, lì lo potevi fare, io non l'ho fatto perché tanto il paziente non aveva questo tipo di problemi. Poi ho risolto la faccenda estetica con un nuovo tipo, un tipo particolare di scheletrato e tutto, e praticamente è come se fosse un bite, come aveva anche l'ultimo dente lì, praticamente era l'ultimo dente suo era il laterale e poi aveva un settimo, praticamente è come un bite fatto a forma di dente dello stesso colorazione, però di una resina molto dura. Quindi praticamente ha questo bite e gli risolve il problema estetico, perché esteticamente è come se ci avesse, passa a mettermi brutto, una dentiera, perché è tutto un tutt'uno, molto stabile, e mi permette una buona maturazione, una stabilità dei tessuti sotto senza andare a caricare. Tiene presente che questo paziente è un paziente di 160 kg con due masseteri
anche, anche importanti e tutto, e quindi è un rischio che non mi sono sentito caricato. Però niente, nulla osta di farlo un carico immediato in quel caso, ma va contestualizzato nel soggetto, nella situazione e tutto. Allora, andiamo avanti e vediamolo qua, no? Proprio in queste fasi di queste discrepanze importanti che noi abbiamo, dove normalmente cosa sarebbe successo? Dove andiamo a mettere questo impianto? Allora, lo mettiamo a livello della cresta più coronale, abbiamo tutta questa parte esposta, e come la gestiamo questa parte? Bene, purtroppo più delle volte vediamo che viene messo un pochino di osso, a così, modello calcina, modello tappo, sopra e senza nessun criterio e tutto. Questo è un rischio ulteriore e tutto, quindi difficile gestione. L'altra parte lo dobbiamo andare a mettere laggiù al punto di vista più apicale, però perdiamo tutto questo tratto, che è un tratto poi sarà molto difficile da gestire dal punto di vista protesico, ma anche la vite stessa di guarigione è un problema qui, perché dovrai andare a rimodellarlo, a rifare un'osteotomia e tutto, e anche per la protesi, quindi diventa una cosa complessa. E l'impianto KI va proprio a colmare questi gap, perché vi rendete conto che questi 3 mm che possono essere giocati nella loro ampiezza, nel senso che si possono anche approfondire all'interno dell'osso, sono funzionali. E poi tendo anche a ribadire il concetto che, essendo conici, non vanno a stressare i bordi dell'osso, che spesso, come era in questo caso a livello vestibolare, erano delle fine lamine corticali che già subiscono il trauma della perdita della vascolarizzazione da parte del periosteo, perché gli fai un lembo a tutto spessore, gli vai a creare anche una compressione, magari con un impianto trasmucoso classico, quindi che estroflette, che crea un effetto un po' a fiore, un po' a trombetta, gli vai a creare una compressione e quindi sicuramente lì avrai una deiscenza. Quindi questo ha il duplice vantaggio di avere un collare trasmucoso, ma soprattutto con. E andiamo a vederlo poi la realtà di questo, come viene posizionato. Vedete, qui è la parte coronale che va sul bordo osseo palatale. Qua è la parte, diciamo, vestibolare con l'approfondimento. E vedete che queste piccole corticali qui non vengono traumatizzate da un impianto che altrimenti trasmucoso, che avrebbe creato una compressione. Quindi sicuramente perderò le parti più fini e tutto, però in un intervento rapido, veloce e tutto, dove cerco di interrompere per il tempo minore possibile questa vascolarizzazione, sicuramente ne perderò il meno possibile. Questi sono concetti importanti a 360 gradi. E al contempo cosa faccio? Vado a gestire il tessuto, me lo vado a aumentare subito. Quindi questo è il suo, diciamo, impiego principe. E poi dov'è anche il vantaggio in cui si va a inserire l'impianto KE? Si va a inserire in un sistema, perché questi praticamente hanno tutta, sia la serie K che la serie TT, hanno tutte le stesse connessioni. E questa cosa è utile a darmi a me molteplici possibilità di soluzione, rendendomi semplice la protesizzazione. Vedete, qui sono stati usati tre tipi di impianti. Questo è un K normale, questo è un KE e questo è un TT. Partiamo al TT. Il TT perché? Perché avevo bisogno di un impianto che avesse una punta più fine, perché doveva andare in un setto all'interno del seno. E qui avevo fatto un'estrazione, qui avevo invece una spessore vestibolo palatale molto ristretto, quindi ho dovuto usare un impianto più piccolo e tutto, e qui ho usato il classico impianto KE. Perché ho usato? Vedete, qui ci sono due picchi ossei. Già questo picco osseo post-estrattivo non so dove poi si fermerà. Quindi io non so se mi rimarrà qui, se si stabilizzerà qui. A un certo punto si stabilizzerà, ma questo, poterlo mettere l'impianto a livello quasi del picco osseo, mi garantisce
che sicuramente io per 3 mm qui ho un collare liscio. Dall'altra parte, dove non avrò il rischio del riassorbimento legato al posto estrattivo, ho però una cresta nettamente più bassa e quindi mi potrò posizionare a un livello intermedio. Quindi avrò sempre un collare liscio a contatto con i tessuti e la possibilità di capire esattamente e di non avere rischi di un'eventuale deiscenza da un riassorbimento di un posto estrattivo. Vedete che durante la fase di guarigione questo era tutto coperto, avevo tutto coperto, però una leggera compressione che ha creato un'ischemia me l'ha data l'impianto, il KE, perché sicuramente in un tessuto del genere che è molto gengiva libera e poco tessuto cheratinizzato e tutto, l'avere questo bordo metallico ha creato una piccola compressione che ha dato questo aspetto, questa deiscenza. Andiamo a riaprire, vediamo le condizioni. Bene integrato e tutto, tutti e tre. Mettiamo le viti di guarigione con cui andremo a suturare tutto. Vedete, facciamo una sutura, poco tessuto creatinizzato, quindi lo spessore qui è veramente scarso e tutto. Potevo forse fare un roll in questa fase di guarigione per andare a incrementare tutto. Non l'ho fatto così, anche perché non ci ho pensato forse, ma pensavo mi fosse sufficiente. Comunque è questo il risultato finale. È questo, vedete, incomincia a maturare, è un buon tessuto, è abbastanza rappresentato in altezza, non è tanto in spessore. Qui c'è un pochino di deficit, ma vi volevo far vedere quello che poi il risultato finale. Allora, questo era l'impianto KE dove c'era quella fenestrazione, dove c'era quella deiscenza, e questa è la vite guarigione. Però vedete come la vite di guarigione impegna esclusivamente i tessuti cheratinizzati più coronali, più esterni e tutto. Quindi vedete la qualità della guarigione, che ormai è una guarigione che ha 4 mesi, è molto stabile questa tutta questa parte qui. Mentre quest'altra parte qui, questa è la vite di guarigione, l'impianto è 3 mm sotto, vedete che anche lei in una zona di scarsa presenza di tessuto cheratinizzato ha un aspetto sicuramente peggiore, cioè si vede proprio una flogosi intorno alla vite di guarigione e tutto. Quindi è importante anche questo. Il concetto cos'è del sistema in cui va a inserirsi? È che tutte le connessioni sono identiche. Vedete? Questo, questo e questo sono gli stessi transfer con 3 collari completamente diversi. Questo cosa permette? Permette di avere nel nostro magazzino pochi attrezzi semplici da usare, perché tante volte quando siamo a fare determinati tipi di... quando andiamo a riaprire, facciamo protesi e tutto, poi magari ci accorgiamo che ci manca sempre il pezzo perché le ragazze non l'avevano preparato e tutto. Qui viene reso tutto più semplice perché i componenti sono unici. Sono gli stessi transfer, ma non solo sono gli stessi transfer, questi transfer hanno una caratteristica unica, hanno la vite esagonale estraibile, che vuol dire che praticamente noi abbiamo la parte transfer che ha una connessione piatta sull'impianto e l'esagono che va a ingaggiare dentro l'impianto fa parte monoblocco, fa parte della vite, vedete, si leva. Quindi a questo punto l'impianto che ha questa piccola connessione che viene chiamata in biosaffine flat, praticamente si stacca facilmente dalla testa dell'impianto perché ho estratto l'esagono. E lo andiamo a vedere direttamente, questo viene riassemblato per poi montare l'impronta. E lo andiamo a vedere, vedete i 3 componenti. Questo è il transfer che rimarrà dell'impronta, questo è l'esagono e questa è la vite passante. E quindi cosa succede? Soprattutto quando c'è disparallelismi
è comodo perché praticamente levando questo non ho nessuna resistenza, nessuna connessione, quindi io a questo punto, mentre prima andavo sempre a connettere quando c'era questa situazione gli impianti fra di loro con della resina e con dei fili per darli proprio per evitare che ci fosse dei movimenti durante l'estrazione dell'impronta, a questo punto io ho smesso di collegarli fra loro perché il transfer è completamente passivo. E lo andiamo a vedere qua, vedete, stesso transfer, tre soluzioni implantari diverse, stesso transfer, questo è il transfer sfilato, sempre questo, ma lo vediamo bene nell'impronta, vedete le tre fasi, questo praticamente io ho sfilato tutto e la connessione è piatta, questo ancora l'ho riposizionato, questo ho riposizionato solo l'esagono, quindi le tre fasi di riposizionamento, ma mi piace far vedere questo praticamente fa sì che non ci sia nessuna tensione da parte del transfer durante i movimenti di rimozione dell'impronta, quindi una passivazione completa. La linea flat è importante, in questi casi vedete che ha questo piccolo gap, veramente piccolo, che dà solo un senso di stabilità e che permette soprattutto quando andiamo a fare protesi su più impianti di dare una stabilità rendendo la vite passiva sempre, perché l'attività è legata sempre a questa piccola connessione. Vediamo quindi quando abbiamo più impianti che non abbiamo questo tipo di problematiche. E lo andiamo a vedere direttamente qui, vedete, questo è il caso di prima, tre tipologie di impianti, questo è un K, questo è un KE, questo è un TT, la soluzione lo vedete dal punto di vista protesico, qui i tessuti stanno incominciando a maturare perfettamente, vedete la maturazione, intorno al KE è sempre diversa realisticamente, questo è un K e tutto, vedete che c'è sempre un piccolo focolaio proprio per la profondità dell'inserimento dell'impianto, questo ancora di più perché è ancora più profondo in una zona di tessuto di gengiva scarsamente cheratinizzata. Vediamo la linea flat dov'è? Guardate qui, questa è la linea flat, tre impianti diversi, stessa linea e con anche un disparallelismo importante. Quindi poi questo è l'aspetto finale. Altro elemento, andiamo a vedere un po' la gestione picchiosi, perché questo è uno dei punti di forza, secondo me. Vedete, questa è una paziente che ha questi due impianti, questa era una vecchia foto, vedete già questo dente come appariva distrutto e tutto, viene sostituito, viene rimosso, viene messo un impianto KE. Viene messo un impianto KE, il vantaggio cos'è? Sempre due picchiosi grosso dislivello, vedete? Riesco a gestire dei dislivelli, è un posto estrattivo e non so come guarirà, infatti vedete, guarisce meglio la parte dove avevo meno osso rispetto a quella che sembrava avere un picco osso, però si ferma sempre a livello della prima spira, vedete come appare stabile nel tempo e tutto. Nel frattempo la paziente perde anche l'altro dente accanto, quindi questo sono nel tempo e tutto, vedete qui ulteriormente la gestione dell'impianto KE dei picchi osseo, cioè qui viene messo a livello coronale del picco osseo tra l'impianto, qui siamo in zona 22 e questo rispetto al 23, quindi viene messo all'altezza del picco osseo, qui è un posto estrattivo, quindi qui me la gioco giocando sull'approfondimento dell'impianto in funzione di questo colletto. Quindi è stato scelto questa posizione. Altra situazione è questo, quando si va a Toronto, nei post estrattivi e tutto, è ancora maggiore, vedete qui la situazione di questo dente qui, quindi picco osseo distale è questo, il picco osseo mesiale siamo a questi livelli. La discrepanza è fondamentale e importante qui.
quindi anche qui è stato fatto un'estrazione. Io non so, il picco osseo è qua, il picco osseo è qua, quindi guardate qua, altra parte, qui il picco osseo distale è a livello coronale dell'impianto e il picco osseo mesiale arriva alla parte apicale del colletto, quindi mi permette questa gestione. Questo è un impianto sempre KE, sembra molto approfondito perché è più vestibolare, qui l'osso è molto inclinato, quindi bidimensionalmente sembra molto profondo. Quindi è fondamentale nella gestione dei picchi osseo. Quindi, capito un attimo l'importanza, vediamo un attimo le caratteristiche e le peculiarità che può avere la protesizzazione di questo tipo di impianto. E come vi ho detto prima, uno dei rischi di questo impianto è che avendo un collare trasmucoso, per vari motivi, non si riesce a metterlo al bordo gengivale come avremmo voluto. Qui è l'impianto, mi si è piantato, forse avevo preparato poco e tutto, mi si è piantato. Ho preferito invece andare a creare uno sforzo, un rischio di compattare troppo l'osso, andare a serrarlo con Newton eccessivi, di lasciarlo nella posizione, perché tanto l'avrei gestito poi protesicamente con le nuove componenti, vedete, che andranno a abbracciare questo collare e tutto. Il discorso e il limite del KE è che è un collare trasmucoso e tutto, quindi nelle zone dove l'altezza interarcata può essere ridotta, ecco, questo nelle zone distali, questo va pensato con attenzione. E allora come funziona? Vedete qui il rischio sono anche i carichi masticatori che ci possono essere, quindi va evitato di metterci protesi rimovibili in questo caso, ma non era il nostro caso e tutto, perché creano dei micromovimenti su quello. Vediamo le nuove viti di guarigione che stanno uscendo ora sul mercato, e vedete sono di due altezze, un collare di 2 mm, quindi va a lasciare libero 1 mm, e un collare da 1 mm, quindi ne lascia libero 2. Quindi vi danno ampio margine per andare a fare cosa? A gestire perfettamente la guarigione dei tessuti molli. Non solo, crea un altro tipo di ingaggio tra l'abutment e l'impianto. Qui lo vediamo nella vite di guarigione, vedete bene come la vite entra dentro, ma va a abbracciare come se fosse una connessione conica inversa, quindi non è l'abutment o la vite che entra dentro, qui lo vediamo sull'abutment che entra conicamente dentro, ma è l'impianto che entra conicamente dentro l'abutment, e qui lo vediamo per bene, vedete questo è un abutment fresabile, vedete questo è la parte di alloggiamento del collare dell'impianto, questa è la parte di ingaggio, importante e molto intelligente, la parte dell'ingaggio è più lunga della parte di connessione, quindi lo riuscite sempre a trovare anche in situazioni particolari, riuscite sempre a trovare l'ingaggio. Questo vedete, ora ve lo faccio vedere come si ingaggiano, vedete, e lo va ad abbracciare tutto. Lo vediamo in realizzazione reale, vedete, questo è appena appoggiato, leggermente infilando, e questo è praticamente a ingaggio avvenuto. Vedete come va a chiudere esattamente sul bordo gengivale, quindi mi dà una doppia connessione, quindi praticamente l'impianto sta diventando quasi, perché lui ha un impianto, una connessione interna e una connessione conica esterna dell'ampiezza di 2 mm. E voi dice, in quanto questo ha un diametro di 3,8, quindi sono superfici, hanno una stabilità primaria assoluta. Non ultima, che lo stress e la fuoriuscita di batteri sempre è sempre lontana dal bordo osseo. Quindi lo vediamo radiologicamente,
con quello che è la corona. Vedete, la corona abbraccia per il due terzi il collo dell'impianto, qui c'è tutta mucosa, questo aspetto a funghetto è dato al fatto che avete visto che qui era completamente coperto da mucosa. Se torno indietro vedete che era tutta mucosa che era tinizzata, quindi non si è voluto andare ulteriormente in profondo, non è stato ritenuto necessario, e quindi abbiamo fatto questa corona che è ben coperta da tessuto, quindi qui il cibo non c'entra. Se fosse stata un'altra situazione sicuramente avremmo creato un gap meno importante, avremmo cercato di affinare molto di più questo spazio e tutto, però in questo caso dove c'era una gengiva ben carenatizzata abbiamo ritenuto questo e tutto, quindi un'ottima stabilità e tutto. E qui lo vediamo, vediamo solamente la parte laboratorio perché è un caso che dovevo montare a marzo e tutto, e quindi vedete solo la parte laboratorio, quindi questo è quanto l'impronta colata e tutto. Vedete il solito abutment e vedete bene il discorso del che l'esagono fuoriesce dal bordo della connessione, perché ripeto, io credo l'ingaggio sia a 2,5 o 2,8 e questo è 2, quindi ritrovate sempre la posizione, non c'è il rischio di non trovare la posizione perché l'ingaggio va a ostacolarvi la possibilità. Quindi la riposizionate, vedete, il laboratorio lo riposiziona, alcune cose, lo fresa, se lo fresa proprio come gli torna più comodo e tutto, se lo forma, per poi, vedete, si fresa tutto per bene e va a creare la corona che andrà a ingaggiare, vedete, internamente tutto. E vedete come la corona va a abbracciare completamente il collo dell'impianto, va a creargli proprio un continuo, questo è il foro, visto dall'alto, vedete come la corona va a crearsi, proprio ad adattarsi, quindi la grande possibilità di andare a chiudere cosa? Tutti quegli spazi che si vengano a creare interprossimali, soprattutto nelle dentulie intercalate dove manca un solo dente, che spesso c'è stata una mobilità dei denti, una migrazione dei denti adiacenti e un'inclinazione, quindi si viene spesso a creare dei triangoli dove facilmente rimane il cibo. Vedete che da questo punto di vista poi si va a chiudere piuttosto bene tutti gli spazi. Quindi vedete come va a chiudere proprio sul bordo, abbracciando tutto il collo dell'impianto. E lo vedremo, vedete? E l'idea è questa, cioè nasce da questo qui. Ora, questi sono ulteriori sviluppi, perché quello era un abutment da fresare, questi invece escano già così dalla fabbrica, è tutto sempre il 2 mm, questo è il 2 mm, questo è il millimetro, stesse caratteristiche, e voi cosa andrete a fare? Questo andrete a fare, ma vedrete proprio come c'è un continuo da l'impianto che viene inserito praticamente dentro questa parte lucida metale e la corona che lo segue. Quindi vi rendete conto come l'impianto diventa un monopezzo con una gestione degli tessuti molli molto favorevole, perché non c'è scalini, non c'è niente. Stesso discorso è sull'altro, potete creare tutti i tipi di corona andando proprio a creare un continuo impianto abutment corona, facilmente detergibile e tutto. Questi sono ulteriori monconi, questi sono da incollaggio puri e tutto, stesso possibilità di soluzione. Dov'è? Ecco, avete domande, se no passerei a questo settore riabilitazione complete, perché qui secondo me l'impianto KE ha la sua massima applicazione. E perché? E cos'è? Noi abbiamo sempre grosse riabilitazioni protesiche e il Toronto, devo dire,
è forse la riabilitazione estetica più sporca che noi possiamo fare, tutto, e non solo è la più sporca perché è difficile da pulire, quindi va rimossa una o due volte l'anno almeno, è tutto con perdita di tempo e tutto, ma soprattutto è che mantiene facilmente lo sporco, perché io ripeto sempre, il toronto come da protocollo noi in Italia non lo facciamo. Il toronto da protocollo dovrebbe lasciare uno spazio che prevede la pulizia con lo scovolino tra la superficie della gengiva reatinizzata e la riabilitazione protesia. Quello che noi facciamo invece, siccome praticamente queste sono soluzioni che lasciano passare l'aria, lasciano passare la saliva e tutto, noi facciamo sempre delle flange che vanno a chiudere queste possibilità di pulizia semplice e tutta. Quindi spieghiamo di usare dei water pick di tutta una serie di situazioni, ma nessun paziente lo fa mai. Quindi quando andiamo a rimuovere troviamo veramente una situazione sporca. Quindi pensando poi di avere degli impianti molto profondi a livello della mucosa, andremo a innescare quei processi di gengiviti e tutto importante. E questo è un caso, questi sono dei TT, vedete come sono profondi e tutto, la profondità è importante, e vedete già dal, ve ne rendete conto già dai temporanei, abattement e tutto quanto vanno in profondità. E dove siamo? E lo vedete nella protesi provvisoria, dove guardate che distanze hanno, no? Ci sono delle profondità importanti, noi le andiamo un pochino a compensare usando questi temporanei abattement che hanno delle altezze trasmucose variabili, quindi sfruttiamo totalmente, però sicuramente sono ingaggi che penetrano profondamente all'interno del tessuto. Quindi pensate voi che se uno sporco, una placca batterica che stagna a questo livello, qui trova delle autostrade, e dalle autostrade è difficilmente pulibile, perché questi sono solchi epiteliali di 5-6 mm e tutto, quindi sicuramente sono il primum movens per dei grossi rischi di perimplantite. Vedete il tutto, quindi le protesi, e vedete qui la profondità di tutti gli ingaggi, e questi sono i nostri pazienti. Io lo faccio vedere, i nostri pazienti sono zozzi, cioè perlomeno i miei, nonostante li richiami all'igiene e tutto, tutti i vari richiami, non ho. Io c'avevo un famoso professore di Firenze, diceva sempre, lui aveva la meglio clientela di Firenze e raccontava, i miei pazienti preferiscono cambiare Mercedes da 200 milioni, all'epoca c'erano ancora le lire, l'anno, che comprare e che cambiare uno spazzolino ogni 3 mesi. Ed è la realtà, cioè noi dobbiamo lavorare moltissimo nel far capire la valenza della prevenzione, della cura della bocca e tutto. Vi faccio vedere invece il caso fatto K&K, vedete qui le emergenze, vedete subito, questo è il collare della fixture, queste sono viti guarigione di K, questo è il collare della fixture. Quindi quando andiamo a protesizzare cosa abbiamo? Vedete, rimuoviamo il toronto provvisorio, lo sporco che c'è sotto, lo andiamo a ripulire, però l'aspetto è questo. Questo è il collare K&E, vedete la stabilità dei tessuti. C'era uno sporco, l'avete visto, impressionante sopra, però i tessuti sono molto stabili. Perché? Perché è molto superficiale, qui c'è 3 mm di tessuto cheratinizzato e dà una grossa stabilità. Contrariamente, ora mi dispiace per questa bolla e tutto, contrariamente a qui che ci sono 3 mm di profondità e che il tessuto è sicuramente di qualità peggiore. E lo andiamo a vedere qui, questo è il collo della fixture, questa è la vite di guarigione, è completamente diverso, vedete come sono superficiali, e vi rendete conto che in una futura riabilitazione protesica lo sporco sarà qui, ma non avrà la possibilità di penetrare in profondità, perché qui c'è un tessuto cheratinizzato fortemente rappresentato. Gli stress, tutti gli stress, i micromovimenti sono a questo livello, qui dentro lo stress, tutti i micromovimenti sono a questo livello, quindi qui c'è un grosso tragitto trasmucoso. E lo vediamo bene, qui la differenza, vedete come la stabilità dell'impianto K&E a livello osseo, questo è invece un K perché era più piccolo e tutto, stesso discorso,
Stesso discorso del KE, vedete i picchi ossei come si possono gestire facilmente in tutte le situazioni. E non ultimo, vi faccio vedere la presa dell'impronta. Io quando prendo l'impronta per le riabilitazioni complete uso sempre il gesso. Il gesso ha il grosso problema che è rigido, estremamente vantaggio e problema estremamente rigido. Vi rendete conto che con questa sistematica che vi ho fatto vedere degli esagoni che vengano via, praticamente non c'è nessuna tensione nell'ambito dell'impronta. Quindi se non ci fosse questo cono che entra dentro la mucosa, all'impianto, una volta che voi avete levato l'esagono, l'impronta vi casca in mano, quindi non dovete ne fare neanche degli sforzi per andare a rimuovere questa impronta. Questo è un grande vantaggio, vedete, con gli esagoni riposizionati come funziona. Quindi vi rendete conto dell'importanza, e vedete qui, vi rendete conto di quanto sia differente nella impronta la profondità degli impianti. Qui ci sarà un solco epiteliale importante, qui zero, quindi vi rendete conto della predicibilità. Forti parallelismi, qui non c'è più problemi con questi tipi di transfer e tutto, perché cascano in mano e la connessione flat to flat ci dà tutta la stabilità che vogliamo, e andiamo a risolvere il caso come? Con un monoblocco in zirconio caratterizzato e tutto. Questa è un'unica è un'unica fresatura di zirconio e poi è stata caratterizzata sia la gengiva sia nei denti. Quindi non ci sono strutture e nulla, vedete, questa è tutta la caratterizzazione che è stata fatta, però vi ripeto, è un monoblocco di zirconio, quindi molto stabile e tutto. Vedete la connessione flat to flat, i vantaggi e tutto, com'è bella, soprattutto a livello dei KE. Questo è posizionato in bocca, questo è gli aspetti che ci sono. E sotto abbiamo fatto anche questa corona, ora faremo uno sbiancamento di questo e tutto. Quindi vedete il risultato, soprattutto dove? Qua giù, dove ci sono tutti i KE. Assolutamente, vedete qui dove la situazione, dove c'era i K, come sono dovuto a entrare un po' più dentro, però nella zona KE praticamente non abbiamo nessuno. Io con questo avrei terminato la mia presentazione, e quindi se avete domande, vogliamo rivedere qualcosa e tutto, più che disponibile. Come viene fatta la mascatura, ove del caso? La mascatura, diciamo, viene fatta standard, come, cioè, dal punto di vista implantare è un impianto, cioè è implantologia, quindi la maschi per la lunghezza dell'impianto. Lo puoi maschiare leggermente di più se pensi di dover andare ad approfondire il collare, quindi la maschiatura sarà in funzione di quanto pensi di andare a approfondire la parte collare trasmucoso. Quindi questa è una, poi vediamo, aspettate. Scusa Michele, nel frattempo leggi le domande, posso aggiungere qualcosa, certo, a proposito della maschiatura? Allora sì, anzi guarda, Andrea qui così le leggo meglio le domande, perché Andrea a vedere, eccole qua, così le vedo meglio, scusate. Poi casomai ci torniamo. La maschiatura con il sistema di preparazione progressivo delle frese non c'è più bisogno. Bravo. È un concetto superato ormai. Bravo. Bravo, è ormai Pino. Superato quel concetto. Bravo, bravo Pino. Ecco, volevo entrare anch'io nel merito di questo. Cioè, purtroppo, non purtroppo, fortunatamente, con gli impianti self-tapping, noi siamo riusciti a fare questo grosso passo in avanti, ma mi spiego. Non è una questione ergonomica, quindi non vogliamo né risparmiare frese, né tantomeno risparmiare tempo. La cosa è diversa. E ogni azione e ogni manovra che noi facciamo riduciamo la predicibilità. E quindi se noi riusciamo ad avere un certo grado di sottopreparazione del sito implantare e lasciamo che l'impianto se la cavi,
questo si trasforma in una ergonomia di gestione, oltre che di tempi ed economica. Tradotto, facendo la maschiatura, è chiaro, allora, se sono in osso di uno, è ovvio che questo lo devo fare il più delle volte, perché direttamente o mi pianto o spacco. Ma quando sono fuori dalle situazioni limite, il non fare la maschiatura vuol dire non correre il rischio, ad esempio, di andare a sottrarre quelle minime quantità di osso che io posso preservare, perché l'impianto self-tapping si va a creare lui lo spazio e sarà quel minimo necessario per procedere, a seconda di quello che noi avremo impostato, a 20, a 30 o a 40 newton. Certo. Non parliamo poi delle maschiature a mano, perché anche di questo ne abbiamo sentito parlare in questi giorni, perché maschiare a mano vuol dire essere sicuramente non assiali. Quindi maschiare a mano vuol dire sottrarre osso a casaccio, che nei casi e nella gestione di casi come quelli che ci ha fatto vedere magistratamente Michele oggi, vuol dire andare a depauperare le basi ossee di un'ulteriore quantità di osso che invece noi avremmo potuto utilizzare. Ecco, una cosa, se posso intervenire, Michele. Abbiamo parlato dell'importanza dei tessuti molli e forse questo va ancora più enfatizzato, perché nella gestione del KE sicuramente abbiamo la possibilità di avere un pacchetto di tessuto connettivo adeguato e molto stabile. Vero è che negli altri impianti dobbiamo crearcelo, per cui i casi in cui vediamo che siamo all'emergenza della giunzione mucogengivale o abbiamo poca gengiva aderente, come Raffaele spesso dice, l'incisione molto più palatale può anche ovviare a un wall flap e a riprendere una gengiva aderente adeguata. Ad esempio, in quel caso che tu hai fatto vedere con tre impianti, che hai detto se avessi fatto un wall flap sarebbe andato meglio. Secondo me quello si può intervenire anche adesso, smontando il lavoro e riprendendo la gengiva palatalmente. Questo mi capita spesso di farlo su vecchi impianti in cui trovo magari una perdita di una contrazione ossea o tissutale, vedo un'esposizione del colletto oppure anche di una parte dell'impianto. Dare una stabilità attraverso il recupero palatale di gengiva aderente, di tessuto molle, dà una stabilità ovviamente al tessuto osseo sottostante. Ecco, e questo è una cosa. Un altro concetto sulle toronte. Tante cose le vedi quando fai le foto, no? Te ne rendi conto quando riguardi le certo. foto? No, bravo. Ma capita a tutti. Quando intervento, se pensi a mille cose, quello che tu stai dicendo è l'essenza del documentare i nostri casi clinici. Perché uno dice, ma a me non interessa documentare i casi clinici, io non faccio progressi. Ma documentare i casi clinici, le persone illuminate a modino come te, riguardando le foto, riguardano i casi e trovano dove possiamo perfezionarci. Bravissimo, ma assolutamente d'accordo. Infatti capita a tutti noi quando andiamo a rivederci i casi, mi è sfuggito questo, mi è sfuggito quello. Un'altra ti rendi conto di tante cose. Un'altra cosa importante sulla gestione dell'igiene, che l'hai accennata, sulla gestione dell'igiene nelle toronto, va valutata con attenzione la morfologia della toronto, quindi la convessità, la morfologia proprio della travata, per evitare da un lato il depositarsi di placca e successivamente di tartaro, dall'altro rendere facile la scioccabilità della protesi, che deve essere anche in funzione dei nostri pazienti, come ben hai detto tu. Quindi ci sono pazienti più scrupolosi e pazienti meno scrupolosi, e da questo punto di vista dovremmo differenziare il disegno e anche gli spazi che vorremmo o non vorremmo ottenere. Però il disegno assoluto, il disegno convesso, deve essere il punto di partenza, perché qualsiasi altra morfologia determina un accumulo di placca e tartaro. Certo. Ma ti dico, io ho cambiato completamente l'approccio nei toronto, non faccio più il toronto direttamente abitato, a parte questo è un blocco di titanio. Io ormai sono tornato al vecchio concetto di fare una barra fresata in titanio con una sovrastruttura in PEC abitata lateralmente con tre vitine che io gestisco. Quindi hai delle dimensioni sicuramente in senso vestibolo palatale molto ridotte, e poi una gestione, una facilità di
controllo nell'ambito dello studio, molto facile, perché io svito solamente tre vitine, rimuovo la sovrastruttura in BioHPP e lo pulisco, l'igienista in 30 secondi ci passa il flosso e lo pulisce. Quindi anche se questo viene una volta al mese, magari paga 10-15 euro, però per lo studio è un guadagno, non è un costo. Smontare una Toronto tutte le volte è un costo, perché andare a riaprire tutte le connessioni, andare a cercare, rimuovere, non solo è lungo, ma indebolisce anche la struttura che te hai fatto. Quindi sì, io ho modificato completamente il tipo di struttura e non lo faccio più monoblocco, ma lo faccio in due componenti. Barre fresate, che ormai devo dire fanno delle barre fresate della Madonna, bellissime, leggere, fini e tutto, con sovrastruttura in BHPP. Non ultimo il fatto che all'inferiore stiamo lavorando con il tecnico, visto che la mandibola ha questo lavoro a flessione, di spacchettare la barra in tre pezzi e collegarla rigidamente solamente con il BHPP, per dare la possibilità di un minimo di flessione, di un minimo di lavoro alla mandibola. Sì, quindi, ecco, questo della struttura, quindi struttura primaria e struttura secondaria. Secondaria, assolutamente. Quindi, certo. Da un lato ha un'incidenza sui costi, perché ovviamente il costo di partenza è un po' più elevato, e dall'altro devi avere anche degli spazi adeguati, ma di solito in queste riabilitazioni abbiamo sempre delle abbondanti atrofie che ci permettono. Certo. Ma poi guarda, i costi li riprendi dopo, perché ha un costo maggiore iniziale. Poi i costi di mantenimento, che viene a fare l'igiene o qualcosa, praticamente te non hai costi di studio, perché svitare tre viti e rimuovere la sovrastruttura, in un minuto lo fai e ti puoi anche fare la bella figura e non prendere nulla per il primo anno e tutto. Mentre se dall'altra volta, per il primo anno, devi smontare due volte e devi prendere due ore, perché io l'ho cronometrato, cioè per smontare un Toronto e rimontarlo, io minimo ci metto un'ora e mezzo. E lo indebolisco tutte le volte, quindi più facile si venga la rottura. E dove viene la rottura? Nei settori estetici, dove i dentini sono più fini, oppure dove il foro è andato a impattare il margine, il bordo, il margine occlusale, il bordo incisale e tutto. Quindi questo, il fare struttura primaria e secondaria, per me ha cambiato completamente il mondo dei Toronto, e devo dire anche i pazienti se ne rendono conto. Fai dei Toronto molto più puliti, molto più belli e più stretti. Ho delle belle immagini da vedere la gengiva arrossata dal Toronto provvisorio, far vedere quanto meno spazio occupa la struttura primaria e secondaria. Quindi questo è un grande vantaggio. Allora, rispondiamo ad altre domande. Giuseppe Trotta, se ho capito bene, questo impianto della cavetta dà la possibilità di sfruttare vantaggio dal punto di vista propedeutico della preparazione verticale. Certo, questi nascono un po' sull'onda lunga della preparazione verticale e tutto, di andare a gestire i tessuti con questo concetto, di dare la possibilità di crescere a questo che è il coagulo, cioè di far stabilizzare il coagulo in funzione di una gengiva aderente molto stabile e tutto, e poi ti dà anche la possibilità di gestirlo facilmente. Si può considerare più amichevole, in caso di scarsa gengiva caratterizzata, la scelta di un impianto HPE rispetto ad altri impiantari? Certo, perché avete visto voi, non andando a modificare numerose volte con viti guarigione impronta e altre, e la gengiva, la scarsa gengiva cheratinizzata mi dà la possibilità questa di essere molto più stabile e meno traumatizzata nel tempo. Quindi la scarsa gengiva cheratinizzata mi reggerà più facilmente i pochi insulti. Più insulti li creo e più è facile che questa gengiva scarsamente rappresentata dal punto di vista cheratinizzato subisca un traumatismo e crei delle deiscenze. Poi, vediamo altre domande. A proposito dell'importanza per l'incontro non gesso, possono essere le variabili termiche che incidono su eventuale espansione o modifiche parcellari in fase di stagione del gesso e che gesso viene usato.
Allora, deve avere pazienza, il gesso ha un suo percorso, quindi deve aspettare che finisca la fase termica, lo senti il gesso, che fa una leggera fase termica, anche se leggera, deve aspettare che abbia finito questa fase di termica di riscaldamento e poi lo rimuovi. Il gesso è praticamente, io credo ce ne sia, io ne ho trovato uno solo nel mercato, e della HR è tutto. Prima c'era il Contura, ma poi è sparito dal mercato. Ora c'è il gesso della HR che funziona molto bene. Tutto. Comunque, io oserei dire il gesso per il Toronto è un postulato assoluto, un credo assoluto. Cioè, l'impronta del Toronto non può essere altro che in gesso. E questo cosa mi permette di fare? Di non fare prove dopo. Ormai io col mio laboratorio, con l'impronta in gesso, noi praticamente facciamo, tra la presa dell'impronta in gesso e la messa in bocca del lavoro definitivo, facciamo esclusivamente una prova estetica. Quindi la barra e tutto viene fatto, va da sé, cioè non proviamo più nulla, non provo jig di controllo e tutto, niente. Va direttamente in laboratorio, quindi ti abbatte anche costi. Un'altra cosa da ricordata a proposito del KE è che non dovendo fare la seconda chirurgia ti rende molto più fluido e meno costoso, scusate, il lavoro, perché te quando è il momento l'osso, l'impianto è ben osso integrato, bello stabile, i tessuti sono pronti, non fai altro che gli prendi l'impronta, non gli devi fare la seconda chirurgia, quindi i pazienti te ne sono grati. Gli prendi l'impronta e gli metti la corona, quindi vuol dire aver ridotto anche le sedute di studio. Poi, sì, volevo insistere ancora un'altra volta perché era troppo bello quello che ci avevi fatto vedere con il collo lucido, cioè in pratica l'impianto si crea lui il suo bon level, quindi ha sempre il rischio. Se noi lasciamo l'impianto non lo andiamo a sommergere, allora ci sono dei problemi per cui dovremmo rigenerarlo. Se lo rigeneriamo troppo andiamo in alto. Se facciamo un'osteoplastica potrebbe essere che noi sottraiamo di più di quello che dovrebbe essere necessario. Invece tutti i casi che ci ha fatto vedere Michele, con quell'ampiezza di collo che abbiamo lucido, sarà poi il paziente che creerà la sua ampiezza biologica. Certo. Giocando su questo, Michele ci ha fatto vedere come è possibile, e questo avviene quasi quotidianamente, di riuscire a gestire correttamente dei diversi livelli di emergenza, perché avendo quel collo lucido che si può adattare, noi riusciamo a correggere la discrepanza ossea e a ottimizzare il nostro risultato sicuramente. E questo va enfatizzato e va detto ampiamente. Allora, a proposito della documentazione cronografica, bisogna anche pensare a motivi medico-legali, certo, però è importante in primis per noi, per capire quello che stiamo facendo. Medico-legali vengano dopo, ma per me è fondamentale la documentazione per capire, per andare a rivedere tutte le fasi dell'intervento. E gli errori, perché li vedi dopo. Certo. Ti rendi conto di tanti fallimenti, vai a rivedere le fasi e dici ecco dove ho sbagliato. Certo. Lo vedi sempre, se vai con l'intento di andare a cercarli, se li guardi solamente l'album delle figurine Panini, no, ecco. Allora, riguardo le prime casi presentate, mi sembrano in mandibola, un dislivello linguale con corticale linguale più alta rispetto alla corticale vestibolare. Qual è il componente della corticale ossa linguale? Cosa ti riferisci, Alessandro? Che non ho capito. Qual è il componente della corticale ossea linguale? Il comportamento, scusami, non leggevo bene. Nulla, è molto stabile la componente, la corticale ossea linguale. Prima perché è una componente spessa, ben rappresentata con una gengiva caratterizzata e un periosteo ampiamente vascolarizzato, quindi subisce poco stress e tutto. Poi ti ripeto, essendo un impianto che è un trasmucoso peroconico, non ha effetti compressivi sull'osso, quindi praticamente lì si forma un coagulo molto stabile perché è ben protetto sia da una parte dall'impianto sia dal
connettivo che linguaalmente e così come palatalmente è molto ben rappresentato, molto strutturato, molto forte, quindi protegge benissimo il popolo. Quindi lì non perdi mai nulla, dove perdi, perdi sempre a livello vestibolare. Oh, esiste anche BF Plaster della Dental Torino? Questo non lo so, Carlo, ne prendo atto da te. Va bene. Per la linea HE è prevista componentista eseguire la saldatura? Certo, la linea FLAP prevede i temporanei abatement per saldatura, che nasce proprio per questa cosa. Ripeto la domanda, può fare qualche considerazione sulla predisponibilità dell'osso rigenerato in tempi di assorbimento nel tempo? Qui Angelo entra in un mondo che ci vorrebbe forse qualche anno per le considerazioni sulla predisponibilità dell'osso rigenerato in termini di assorbimento del tempo. Questa è una domandona da 10 miliardi, perché ognuno ha le sue, sicuramente dipende dal tipo di osso. Io uso un osso del commercio e tutto quando posso, è chiaro, uso osso autologo del paziente, il grattino lo uso sempre, anche perché col grattino io vado sempre a livellare tutte quelle componenti ossee che in una fase di chirurgia potrebbero soffrire una mancanza di vascolarizzazione, quindi quelle creste molto sottili, quelle spicoli sottili, quando fai un lembo a tutto spessore, quindi li rendi prive della loro vascolarizzazione, io cerco di appiattirle tutte in funzione di andare a trovare un osso che abbia una capacità di resistere a questi traumatismi. Poi qui sul riassorbimento nel tempo se ne può parlare. Michele, se mi permetti, per quanto riguarda la rigenerazione ossea, allora io direi, la riassumerei in questo modo. Parlare di rigenerazione ossea e di riparazione ossea richiede un seminario di una settimana. Il minimo comune denominatore e la guida che noi dobbiamo avere e il consiglio che io do per quella che è l'esperienza nostra è che non esiste rigenerazione ossea in grado di avere la predicibilità che ha l'impiego di tessuti basali. Certo. Quindi possiamo avere diverse opinioni sull'osso omologo o se sia preferibile l'osso eterologo bovino rispetto a quello equino. Quello che noi sappiamo oggi è che sicuramente i tessuti basali hanno una capacità di sopportare il carico, il trauma, l'infezione, la capacità di rispondere e di rigenerarsi, quindi la cell regeneration, che nessun osso rigenerato ha. Per cui, quando noi possiamo, dobbiamo inventarci il diavolo a quattro per utilizzare tessuti basali. E quindi il vecchio principio, se io ho una cresta da 4, faccio una rigenerazione orizzontale perché su una cresta da 6 metto meglio gli impianti, a oggi è una bestemmia. Se ho osso da 4, mi devo adoperarmi perché dal punto di vista merceologico si riesca a passare da 3,8 a degli impianti da 3,3 a parità di connessione o addirittura gli slim che stiamo usando adesso da 2,8. Ma è molto predicibile una riabilitazione su due slim da 2,8 in osso basale che purtroppo non una riabilitazione su due impianti da 3,8 con dell'osso rigenerato, perché nessuno al mondo potrà avere una predicibilità uguale all'osso basale. Assolutamente. Questa è una cosa sulla quale dobbiamo essere tutti d'accordo. Questo non c'è discussione. Ma infatti il KE va proprio nella semplificazione di evitare tante rigenerative. Perché tante volte avevi queste 3-4 spire di 3 mm esposte e cosa ti dicevano? Ah, mettici un pochino d'osso e poi chiudi. E a quel punto hai proprio il primum movens per una perimplantite, no? Quindi questo è proprio in funzione di andare a semplificare la nostra chirurgia. Allora, altre domande? Allora,
Penso che KPL sia un'altra soluzione pessimamente invasiva per evitare rigenerazione di un biomateriale quando si ha un dislivello tra sicuramente un impianto che ha una curva d'apprendimento. Certo, va pensato, un impianto va pensato anche perché già se ha una sua, passami il termine Alessandro, ha già una sua direzione, mentre sugli altri hai quei 3 mm in cui puoi andare a utilizzare l'impianto KPE, lo devi pensare prima perché sicuramente ti sposta più coronalmente l'uscita dell'impianto, quindi determinate componenti angolate potrebbero essere un problema dal punto di vista estetico. La controindicazione è solo la scarsa altezza interarcata, sì, e quello che ti ho detto ora, che spostando più coronalmente, più superficialmente la connessione con eventuali abbattimenti inclinati possono generare delle problematiche estetiche. Professor Vinci, la ringrazio, no, ma quelle le vedi anche te. No, sto leggendo, io non leggo i messaggi perché sono collegato al telefonino, ho avuto un problema. Scusa Michele, sono Marco. Sì. Sì. Ti hanno fatto la domanda sulla saldatura, io sono uno dei, insomma, la uso spesso, la saldatura intraorale come supporto per il framework. Ma davvero Marco? Può essere... Non lo sapevamo, Marco. Vabbè, che c'entra? C'è tanta gente che non mi conosce, quindi voglio farmi evitare. Però volevo dire, siccome l'ho usata e mi devo complimentare con Gianni, perché hanno fatto un moncone, che è il flat appunto da saldatura, che è estremamente semplice da utilizzare grazie a questo KE. Perché devo essere sincero, io ho già fatto un paio di case di Toronto e semplifica moltissimo anche la tecnica. Basta, chiudo. Grazie a te e grazie a Raffaele per le sue risposte esaustive. Il collega Marco Giampaola ci fa una domanda e lui dice: ma il KE e il KT allora sono assimilabili? Allora, sono assimilabili, tieni presente Marco, Giampaola, tieni presente che il KE e il KT sono due fratelli che nascono a 15 anni di distanza uno dall'altro, quindi sono sicuramente, hanno lo stesso papà ma due mamme diverse. Tradotto, il principio del KE era in sostanza lo stesso del KT, e cioè portare la connessione fuori. Quindi il fatto di avere una connessione che parte già fuori dall'attacco epiteliale sicuramente li accomuna. Sono due fratelli, però con una grandissima differenza. Anzi, direi quasi che sono gli antipodi. Nel senso che il KE nasce ed è nato ed è, stiamo sviluppando nel modo che ci ha fatto vedere in modo magistrale Michele oggi. Il principio del KT era quello di cercare di avere un piatto di appoggio maggiore rispetto a quella che era il cilindro dell'impianto. Quindi certo, in teoria col KT io potevo partire da un 3,8 e poi dire io vado a finalizzare con 4,5. Se Gianni me lo permette e non mi tira le orecchie, io direi che un pochettino il KT è stato superato dai tempi, se non perché ci ricorda che la connessione esterna come il KE è sicuramente un punto di arrivo, non di partenza, e sicuramente perché, e su questo non mi stancherò mai di dirlo e mi ci riconosco con un pochino di paternità, il K è veramente un trattore, cioè non è prerogative del self-tapping, ma sicuramente il K è un impianto di una duttilità pazzesca. Sì, sì. Se escludiamo i casi dove dobbiamo sottopreparare perché abbiamo una qualità ossea scadente, ma a oggi il K è un impianto davvero per tutti i momenti. L'altra cosa che volevo dire al collega, e lo ringrazio per la domanda, probabilmente Michele non ha risposto perché stava rispondendo ad altro, ed è il collega Trotta che dice: attenzione all'altezza interarcata. Certo. Sicuramente, e qui torniamo, e non c'è niente di commerciale, credetemi, quello che in cui vi sto rispondendo io non ha niente di commerciale, ma non è possibile pensare
e io lo vedo dei colleghi, non è possibile pensare di dire, beh, oggi faccio un impianto per il quale uso due impianti KE3811, chiamo Luca e gli dico, Luca, guarda, mi servono due impianti KE3811, non è possibile. Noi, a seconda delle situazioni che non sono sempre e solo predicibili con lo studio degli accertamenti radiografici, noi dobbiamo avere un ventaglio di risposte. Certo. Quindi, a seconda della distanza interarcata che si viene a creare dopo l'osteoplastica, a seconda della quantità di cresta che io vedo ossea, a seconda dello spessore dei tessuti, a seconda della sede, a seconda dell'età, a seconda del sesso del paziente, posso poter spaziare dalla connessione, dalla forma e dalle dimensioni implantari al tipo di connessione, al tipo di guarigione. Questo è fondamentale. Non dobbiamo fare l'errore di legarci le mani a priori. Già le mani legano le situazioni contingenti cliniche. Se noi partiamo con dei limiti prima ancora, beh, scusate, ma allora ci vogliamo del male. E quindi avere un ventaglio di soluzioni lì pronte quando sì, nella nostra operatività è fondamentale. Gianni, io penso che arrivati alle 11:40 possiamo chiudere questo incontro mattutino con l'ottimo Nannelli che si è dimostrato ancora una volta. Michele, il colore dei capelli ti ha dato assolutamente ragione.